L'alcol e la dipendenza da sostanze sono fenomeni complessi e problematici, in costante crescita in tutto il mondo. Circa 250 milioni di persone nel mondo ne fanno uso e circa 27 milioni soffrono di disturbi da uso di sostanze. L'adolescenza può essere definita come l'età del cambiamento, come un passaggio evolutivo obbligato tra l'infanzia e l'età adulta, che implica una profonda riorganizzazione del sé, delle relazioni e del contatto con il mondo esterno. L'adolescenza è anche per questi motivi il periodo cruciale per la sperimentazione della maggior parte delle sostanze psicoattive, lecite e illecite. Esiste un effetto di trasmissione intergenerazionale del comportamento tra i genitori e gli adolescenti. I figli di consumatori abituali hanno una probabilità di 2 o 3 volte maggiore di diventare essi stessi consumatori. Gli adolescenti sono anche molto sensibili all'influenza dei loro coetanei. Ci sono forti correlazioni tra il consumo di un adolescente e quello della sua cerchia di amici. E inoltre sono molto meno sensibili rispetto agli adulti alle conseguenze a lungo termine delle loro azioni e hanno più difficoltà a controllare i propri impulsi, il che è stato collegato al divario di maturazione tra la corteccia prefrontale e il sistema cerebrale, la ricompensa limbica.